Questa occasione di questo seminario è stata straordinaria per poter parlare di Marocco. Io ne ritorno da poco perché ho finito la mia missione lì un mese fa e devo dire che tutte le prospettive che sono state raccontate di presenza economica italiana, di maggior presenza economica italiana nel paese, sono assolutamente confermate dalla mia esperienza. Ci vuole un impegno maggiore sicuramente da parte delle istituzioni, nel senso che il governo i nostri ministri devono visitare il paese, ma anche le imprese italiane che sono interessate a questo enorme mercato che permette soprattutto di aprire poi verso mercati africani devono considerare seriamente la possibilità di partecipare allo sviluppo industriale del paese, oltre che naturalmente sviluppare i loro commerci. Siamo già abbastanza presenti, ma non al livello che potremmo permetterci. E quindi è importante fare questo sforzo, soprattutto in un momento come questo in cui le piccole e medie imprese italiane cercano nuovi mercati di sbocco. Il Marocco è un paese che si presta a questo ed è un paese anche che, grazie al negoziato che porta avanti con l'Unione Europea da ormai molti anni, che adesso è alle fasi più avanzate fra tutti i paesi partner dell'Unione, può garantire delle condizioni di lavoro e di presenza e di interessi sul mercato molto simili a quelle che si trovano in un altro paese europeo.